primo tempo abbiamo visto un Franciavilla capace di imporre il proprio gioco ad una squadra come il Trastese, che arrivava da un filotto di 8 vittorie più un pareggio, quindi la troviamo lì in alto in classifica. Questo deve essere sicuramente motivo di orgoglio. Poi forse nella ripresa è veramente un po' più di equilibrio, anche se c'è quella traversa che poteva consegnarvi 3 punti. No, sono contento perché contro un'ottima squadra, quella che insieme alla Mezzano è la squadra che mi ha colpito di più, perché ha qualità davanti, ha un'ottima organizzazione, giocano bene al calcio, quindi faccio complimenti alla Stesa e merita sicuramente la posizione che occupa. Sono contento della mia squadra perché abbiamo riconfermato l'esito della prestazione buona, perché anche soprattutto fuori casa le prestazioni sono sempre queste, perché hanno sempre molto meno di fare la partita, di proporre il gioco. Poi oggi di fronte abbiamo una squadra forte, quindi siamo stati bravi anche nella fase difensiva a cercare di limitare la qualità degli attaccanti della Stesa. E bravi anche chi magari fino a qualche settimana fa sedeva in panchina, invece potrebbe scendere in campo per via delle tante assenze, no? Ma chi ha giocato poco, la cosa che mi rende felice è che settimana dopo settimana li vedo crescere tutti, quindi ho scelto questa formazione, ho scelto queste persone non perché non ce n'erano altre, ma perché li ho visti bene in settimana, e ho scelto Ibiza, ho scelto ragazzi che hanno giocato poco, come la settimana scorsa ho scelto Silvestro perché mi era sembrato in fondo. Quindi ho la fortuna di avere dei ragazzi bravi che si applicano costantemente in settimana, e quindi questa è la cosa che mi rende più felice. Il risultato di Pretano 1 fotografa comunque la partita, secondo lei? Sì, penso che sia un risultato giusto, perché tutte le squadre hanno cercato di vincere. E abbiamo avuto forse qualche occasione noi più pericolosa, tipo il secondo tempo con la traversa, però anche loro sono stati pericolosi, perché lì davanti veramente non ti puoi in attimo concentrare, perché sono bravi a concretizzare la loro occasione. Guardando un po' avanti c'è questa sfida in casa della PIS, una partita anche questa molto molto difficile, ad alto coefficiente di difficoltà, voi però vi farete trovare pronti come sempre. No, sicuramente la squadra in crescita, cercheremo di fare quello che abbiamo fatto oggi, di cercare di proporre il gioco e di fare una partita. Vediamo un attimino, ne parlano tutti bene, che è una grande squadra, avremo rispetto, ma sicuramente non si può. L'ultima sua menta, detta dall'infortunio, è recuperabile il giocatore oppure no? No, Federico ha bisogno di almeno 2 mesi, e quindi per il momento pensiamo al recuperato Romeo, oggi sabatino, con la possibilità anche di trovare soluzioni, quindi speriamo di recuperare il più presto anche di Penti e Fofana, e poi sono convinto che faremo bene. Perché comunque, come dico sempre, è importante che i ragazzi ci mettano un impegno, e oggi l'hanno messo. È piaciuto molto il secondo tempo, il primo tempo un po' meno, però devo dire che abbiamo cercato la vittoria fino al 92esimo, 93esimo. Tutte e due le squadre in effetti hanno cercato la vittoria con la vittoria, quindi è stato anche un bel derby, no? Sotto il profilo proprio dello spettacolo, dell'intensità e dell'agonismo. Sì, sì, hai detto bene, mi fa piacere che comunque le tifoserie sono anche gemellate. Bisogna continuare così, con questo spirito, con questa voglia. Cosa ha detto ai ragazzi nell'intervallo? Perché l'abbiamo vista piuttosto arrabbiato durante il primo tempo dalla panchina, nel secondo tempo si è vista un'altra Pastese. Sì, va bene, ma diciamo che bisogna migliorare tanto, soprattutto a livello individuale. Dico che i ragazzi devono migliorare l'individuale inserito nel collettivo. Oggi ho visto nel primo tempo un po' di errori dal punto di vista individuale, perché poi il collettivo alquanto, e quindi questo ho detto, però ci tenevamo a uscire da sto campo con il risultato utile, e i ragazzi hanno cercato fino alla fine di portare a casa i 3 punti, non ci siamo riusciti, però muoviamo la classifica. In effetti continua questa striscia positiva, 10 risultati utili, 8 vittorie di questi 10, insomma la Vastese è lì sempre, che magari è pronta a andare addosso alle prime.
No, stiamo lì, il discorso, come ripeto, si entra in campo per i tre punti, i ragazzi ci stanno mettendo veramente tanto cuore, tanta voglia, tanta passione, tanta voglia di lavorare durante la settimana e si vede la domenica, quindi questo è lo spirito, ogni partita è difficilissima, quindi ora ti conoscono, le squadre si attrezzano in maniera diversa contro di noi, quindi saranno sempre partite sempre più difficili. A proposito di partite difficili, domenica ci sarà una partita di cartello, partita importante con il campo basso allo Stadio Ragona, l'auspicio è di vedere ancora più tifosi dinanzi proprio ad una squadra forte come quella molisana. Hai detto bene, domenica sarà il pubblico, penso, delle grandi occasioni. Una squadra che sta divertendo, la gente viene allo stadio e vede un buon spettacolo. Bisogna continuare così. In avanti la scelta di Pittai al posto di Pistaglio è una scelta tecnica. Sì, ho visto bene la Minna in settimana e l'ho proposto. Quindi il ragazzo si è fatto trovare pronto, va bene così.